E per Summer Party non poteva mancare un ospite d'eccezione, il vero grande ospite di questa serata, il Telegatto e il suo proprietario, Massimo D'Acquisto. Buonasera Massimo. Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Questa voce mi dice qualcosa, Massimo. Infatti, dunque, questo Telegatto l'ho vinto con i miei racconti nella trasmissione di Paolo Limiti, raccontando la storia dell'Edera scritta da mio padre. Però in effetti tutti mi conoscono più come voce che come volto. Se per ancora qualcuno non lo sapesse... Lo so io. Rete 4, la voce fuori onda di Rete 4. Bene, la voce fuori onda, perché tutto ha un padre, tutto ha una madre. Il padre della voce fuori onda di Rete 4 è il grande Massimo D'Acquisto. Esatto, la primissima voce storica. Sicuramente ricorderete ancora lo slogan quando ci facevano dire domani sera alle 22.30, naturalmente su Rete 4. Ultimamente ci fanno dire in seconda serata su Rete 4. Massimo, quanta onore fa questo Telegatto? Ma a me ha fatto molto onore, vedo che fa molto onore anche gli amici miei, tutti vogliono fare la foto col Telegatto. È stato in effetti il fiore all'occhiello della mia carriera, perché questo racconto commosse il pubblico. Io raccontai un particolare, ne vorrei raccontare, se abbiamo il tempo, in due minuti, uno triste e uno allegro, apposta perché dobbiamo anche dare una risata. Certo, certo. Il particolare che più di tutti mi consentì la vittoria di questo Telegatto fu che è morto mio padre e mia madre fece costruire sulla tomba di famiglia due rami d'edera in ottone dipinto di verde. Il primo ramo spezzato rappresenta mio padre, che non c'è più. Il secondo ramo è fortemente intrecciato al ramo di mio padre e rappresenta mia madre. Questo sta a significare che lei lo ama, ed esattamente come dicono i versi della canzone, lo amerà sempre, sarà sempre a lui avvinta come l'edera. Quando raccontai questo particolare in diretta, caro Francesco, la canzone andò in testa, ci rimase 3 anni e vinsi questo Telegatto che poi Paolo Limiti ebbe l'onestà di dire di consegnare in mani proprie tue. Raccontiamo, se ce la facciamo, anche il particolare spiritoso. Sì. Molti mi chiedono come diventai voce televisiva. In effetti molti di noi vengono dal doppiaggio. Ebbene signori, io non venivo dal doppiaggio. Io fui scelto da Paolo Villaggio, buonanima, per come spalla in una trasmissione, che mi fece delle domande e mi scelse mentre parlavo in trasmissione, e qui viene il bello, in diretta con Paolo Villaggio, che mi aveva scelto come finto medico in sala in un varietà che si chiamava Un fantastico tragico venerdì. Mi nota la voce responsabile dei promo, il direttore di produzione, che era un signore che era simpatico non solo perché era gay, ma perché lui stesso diceva che di maschile aveva solo il minimo indispensabile. Bene, mi avvicina questo signore e mi fa, scusa, faccio l'attore per 10 secondi, senta, ma lei ha una voce calda, graziata, virile, al tempo stesso suadente, ma non farebbe dei provini per noi? Io sostenni i provini con questo signore che mi ascoltava da dietro un vetro e ripeteva continuamente come mi piace quest'uomo quando apre bocca. E fu così che questo signore uscì e mi disse: lei deve lavorare con noi, esattamente come successe a Marco Columbro con Berlusconi. E fu così che diventai il signor, naturalmente, su Rete 4. Signori, Massimo D'Acquisto e il suo Telegatto. Grazie Massimo, grazie.